Gli infermieri dei pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e del Sant'Antonio Abate di Cantù denunciano le continue aggressioni verbali e fisiche da parte dei pazienti e chiedono all'azienda di intervenire per garantire maggiore sicurezza. La richiesta è stata messa nero su bianco dal presidente del Collegio Infermieri, Oreste Ronchetti, in una lettera inviata ai direttori generali dell'ASST Lariana e della TS Insubria. La salute e la sicurezza degli operatori sanitari dei pronto soccorso viene messa in grave rischio, denuncia il presidente del collegio. Accade frequentemente che si presentino al pronto soccorso persone che aggrediscono gli operatori. La mancata stabile presenza delle forze dell'ordine e del corpo di vigilanza aggrava la situazione. Spesso si registrano colluttazioni e lesioni al personale. Gli infermieri chiedono interventi concreti. I soggetti alterati che si presentano al pronto soccorso spesso sono già conosciuti e si potrebbero prevenire le aggressioni con un presidio fisso delle guardie o delle forze dell'ordine. Tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza degli operatori devono essere messe a disposizione. È la richiesta finale del Collegio Infermieri.